le ali dei dieci. È il nostro momento. Avanti! Inginocchiati e ti donerò la morte che tu non hai saputo infliggere a me. Sono morte! Le macchine, tutte quante, sono morte! Che? Com'è possibile? Regalla! Basta, carneficine! Ora battiamoci! Io e te! È facile dirlo in sella a una macchina. Volevo attirare la tua attenzione, ma posso sconfiggerti anche senza. Bene. Accetto la sfida. E una volta che ti avrò sistemata, completerò il massacro. Questo lo vedremo. Inizia il duello. Che nessuno interferisca. Questa è la forza che voglio. Sei prevedibile. È come affrontare una vedetta. Allora, vuoi metterla così? Molto meglio. Non fuggire dal dolore! Sfruttalo! Speravo di affrontare una leggenda! Sei solo una fiaba per bambini! Fine dello scontro. Sì,
Lo è. La mia storia passa per la tua morte. Non sai fare di meglio? Se mi offrissi il tuo sangue, lo sputerei a terra. Laveranno via il tuo sudiciume! Colpisci! Ancora qui! Alla mercé di leccapiedi e codardi. Avanti! Eliminatemi! Non una parola, traditrice. Sei stata tu ad arrivare sulle ali dei Dieci. E tu l'hai sfidata, quindi tu deciderai la sua sorte. Io già l'ho risparmiata, peggiorando soltanto le cose. Era la migliore dei miei marescialli. Che spreco. È pericolosa, lo so. Ma forse è quello che mi serve. Vigliacchi! Che cosa avete ancora da cospirare contro di me? Che tu viva o muoia. Questa tua ribellione ha diviso una tribù, solo per crudeltà e vendetta. Forse l'unica cosa che meriti è morire qui. O forse la tua furia può essere rivolta al vero nemico. Vuoi allearti con lei? Come possiamo fidarci? Nonostante quello che ha fatto, è sempre stata una donna di parola. Darà la sua parola. Non ho intenzione di supplicare. Decidi. Non intendo perdonare i tuoi crimini. Ma ci aspetta una battaglia. Contro un nemico più potente di quanto tu possa immaginare. Servono persone, una squadra, per fare quello che va fatto. Non voglio la tua pietà. Non è pietà. La battaglia di cui parlo sarà un vero e proprio incubo. Meglio che morire così. Il mio sangue è tuo, e i tuoi nemici sono miei. Vediamoci alla nostra base, nei monti sopra Cantopuro. La lasci andare da sola, senza una scorta armata? Non penso ne abbia bisogno.
Mi troverai lì. Hai la mia parola. Allora ci conto. Capo, c'è una cosa che dovete vedere. Nella sala del trono. Si è arresa alle nostre guardie fuori dal bosco. Dice di avere un messaggio urgente per la straniera che ha sconfitto Regalla. Allora, parla. È solo per lei. Da una parte interessata. Voglio ascoltare in privato. Sgombrate. Lui mettetelo con gli altri ribelli. Ci rivediamo alla base. Hai salvato la tribù. Io voglio darti una mano. No. Senza Regalla, puoi costruire il futuro che hai sempre sognato. Continua la tua missione. Lascia almeno che ti doni questa. Una corazza per la battaglia. Ti proteggerà. Grazie. Tu ti rendi conto di quello che hai appena fatto? Oh, ben trovato anche a te, Silence. I miei complimenti per la vittoria. I Tenakt hanno qualche settimana in più. Purtroppo in questo modo hai condannato il mondo intero. Sbagli. Non mi servono i Tenakt per gli Zenith. Oh, Aloy. Non hai imparato niente sul nemico che stiamo affrontando. Più di te che continui a nasconderti nel tuo buco. Ho un'idea migliore di tutte quelle che hai avuto tu. E sarebbe? No, non qui. Faremo a modo mio. Faccia a faccia e con l'arma che hai sviluppato. E perché dovrei accettare? Perché solo con me puoi battere gli Zenith e ottenere la copia di Apollo che hanno sulla nave. Vediamoci alla mia base, a ovest di Cantopuro. Rassegnati all'inevitabile, Silence, e affidati a qualcuno che sa cosa sta facendo. Non tardare. Tilda, ci sei? Ce l'ho fatta. Silence è con noi. Vieni alla mia base. Notevole. Ti raggiungerò al più presto. Ora che posso volare, vediamo se c'è qualcos'altro di cui occuparmi.
stavo pensando. Potrei fare richiesta per entrare nella guardia del tempo. Le loro voci parleranno per te. Quindi, il carro è ancora in vita. Pensa mura alle ali dei miei. Hai forza, hai coraggio. La campagna di Regalla finisca presto. Plasma non avrà. Il collo lungo che trasmette il segnale. Un insediamento delle paludi. Abbandonato. Ma abbastanza alto da salire su quel collo. Basta raggiungere la cima. Momento dell'over. Bravo, ho partito.